Bah, io credo che questa sera la Vibonese abbia disputato un'ottima partita. Peccato, c'è rammarico perché abbiamo nel primo tempo sciupato diverse occasioni da gol clamorose, una con Emmaus veramente clamorosa. Fa male perdere così perché secondo me questa sera se c'era una squadra che meritava di vincere era la Vibonese, perché abbiamo disputato soprattutto nel primo tempo, nel secondo siamo un po' calati in effetti. Una grande partita, siamo stati puniti dagli episodi ancora una volta, e fa male perdere così e ai ragazzi ho detto di continuare su questa strada perché è la strada giusta per la salvezza. Sì, rende questa vittoria pesante perché, l'avevo detto già in conferenza stampa ieri, che affrontavamo una squadra organizzata che nel proprio campo ha sempre messo in difficoltà qualsiasi squadra, ma anche in trasferta il Bari o le altre compagini, perché ha un'identità ben precisa e se non sei bravo a capire che non devi correre dietro, ti danno fastidio e ti fanno male. Noi abbiamo sofferto, secondo me, soprattutto il primo tempo, perché nella prima pressione degli avversari noi eravamo bravi a uscire, perdevamo palla, loro si giocavano il 3 contro 3 davanti e noi ce lo rischiavamo come al solito, e la Vibonese è stata pericolosa. Poi il secondo tempo è stata una partita più di fisico, di combattuta, poche occasioni, forse la nostra solo con Blondet, però la squadra si è compattata, voleva a tutti i costi portare a casa questa vittoria, ma era una vittoria pesante. Io non prendo mai giustificazioni, ma devo fare un applauso ai ragazzi, che c'erano 4-5 calciatori con infiltrazioni, influenza fino a ieri sera, febbre alta, quindi devo fare solo un applauso ai ragazzi che hanno portato a casa una vittoria in un campo difficile e importante. Sì, sinceramente mi sento bene, soprattutto quello che mi dà la forza sono i minuti. Ovviamente che per noi attaccanti anche fare gol esce tutto molto più naturalmente, quindi mi sto godendo questo momento, soprattutto perché la squadra vince, siamo tornati a quelli che eravamo prima, abbiamo vinto una partita molto difficile alla quale è stata studiata in settimana e è venuta bene fuori. Gonzalo Ciccio? German, ormai i rigori sono rigori. Sì, lo so che a volte magari mi è capitato di cacciare rigori di questo genere. Per fortuna sono stato freddo perché oggi magari lo sentivo più del normale. Ma vabbè, è anche giusto studiare il rivale. Per fortuna abbiamo vinto una partita molto difficile. Ah, guardi, io le ho già risposto una volta e non vorrei ripetermi. Noi non avevamo dei dubbi che la squadra sarebbe tornata ad essere brillante, ci andava al suo tempo e sicuramente siamo stati penalizzati dalle 3 partite in 6 giorni e da qualche infortunio e squalifica di troppo. Oggi è tornata la squadra brillante perché abbiamo avuto una settimana tipo normale e la squadra è tornata ad essere quella che era nel girone di andata. I gol torneremo sicuramente a farli perché ragazzi davanti abbiamo qualità e forse se oggi non siamo riusciti a centrare la porta sicuramente lo faranno presto. Battista è arrivato ieri, facciamo ancora fatica a conoscerlo, quindi sicuramente è un ragazzo che ci potrà dare una mano, che crescerà, ma anche lui deve lavorare per poter entrare in quei meccanismi che ha la squadra. Berardi si è allenato 3 giorni con la squadra e chiaramente più di un quarto d'ora, 20 minuti, non poteva avere nelle gambe dopo un mese di infortunio. Sì, sì, oggi si sono affrontate penso 2 grandi squadre, complimenti alla Vibonese perché è una squadra di valore, oggi lo ha dimostrato, ma noi lo sapevamo già che partita ci sarebbe aspettato, e penso che abbiamo fatto molto bene. Vabbè, è stata una partita dura, loro erano molto aggressivi, ma anche noi abbiamo battuto colpo su colpo e alla fine ci ha premiato. Diciamo che abbiamo recuperato i punti che avevamo perso domenica in modo beffardo, penso, e non aggiungo altro, quindi mi dispiace per la Vibonese perché comunque è una squadra di ottimo livello, però oggi era importante per noi vincere e l'abbiamo fatto.